Io abito al campo di Castelromano, verso via Pontina, chilometro 2501, aspetto da 4 anni, la casa popolare. Noi oggi siamo qui in Campidoglio, come una porzione di tanti cittadini che vivono nei campi e che come noi hanno presentato regolare domanda per una casa popolare. Per la prima volta sono i Rom a dire che il piano Rom è un fallimento, che ci sono fiumi di soldi buttati da anni e non servono a nulla. Chiedono percorsi ordinari, chiedono la fine di percorsi straordinari, la fine del piano Rom, chiedono lo sblocco dell'assegnazione delle case popolari, per le quali tutte le famiglie qui presenti hanno presentato domanda. Basta che cambiano sto di indirizzo, perché appena uno vede l'indirizzo di via Puntina, le porte sono chiuse. Invece, quando entreranno in una casa, vedono un'altra via, non, cioè, gli altri li prenderanno per lavoro. C'avevo un lavoro con mio padre, sempre commerciante, per motivo Covid ormai perso. E come sopravvivete? Ho fatto il reddito di cittadinanza. Percepisci il reddito di cittadinanza? Sì. È perché io ce l'ho figlio, ho 32 anni, è nato a Roma e non ho trovato lavoro, niente. Com'è stata la vita con la pandemia? Se laviamo con bidoni dentro a case. Non abbiamo dentro case acqua, non abbiamo luce, non abbiamo niente. Ci sono i parenti dal campo K e campo D che ci danno la corrente e l'acqua la portiamo noi con la macchina per lavare i bambini, così che vanno a scuola puliti. Apriteci le graduatorie e noi andiamo a prendere le nostre case che ci aspettano, con il diritto che tutte le famiglie stanno in graduatoria con un punteggio altissimo, aspettano solo che si apra la graduatoria, vogliamo solo questo, niente altro. Adesso dove abiti? Io, grazie a Dio, sono uscita dal campo, io abito adesso in una casa popolare e sono venuta a dare il sostegno a tutti quelli che non hanno preso ancora. Sono venuta a dimostrare che anche loro possono farcela e è ora di cambiare, è ora di cambiare. Noi tra un mese presenteremo un dettagliato piano particolareggiato dove illustreremo le modalità per chiudere in 3 anni tutti i campi Rom della capitale e lo sottoporremo ad ogni sindaco che si candiderà.